Cari amici, siamo a Casa Sanremo per una puntata speciale di Ecco Fatto, la nuova trasmissione di Rete 7 che vi terrà compagnia tutte le settimane. Una puntata speciale proprio durante il Festival di Sanremo. Siamo nella Sala Tenco del Palafiori, appunto, di Casa Sanremo, con grandissimi ospiti. Naturalmente si parlerà spesso di musica con questa nuova trasmissione, grazie alla collaborazione con Confartigianato Piemonte e la New Model Eventi, che si occupa della produzione di questa nostra nuova trasmissione. Gli ospiti di oggi, cominciamo da Enzo De Carlo, che conosceremo durante la nostra puntata, patron da sempre, da quando è nato uno dei più grandi concorsi italiani, sto parlando del Cantagiro, era il 1962. Fiorenzo Runco, che ci raggiungerà tra poco in studio, direttore artistico del Video Festival di Imperia. Paolo Bianco, conduttore direttamente dalla Liguria, quando noi trasmetteremo dal Piemonte lui ci manderà dei servizi eccezionali, naturalmente nel mondo della canzone. Poi oggi sei un po' il protagonista, perché sei a casa della canzone italiana, quindi dopo parleremo con Paolo Bianco. Avremo i pizzaioli, perché tra i protagonisti di Casa Sanremo ci sono i pizzaioli campioni del mondo, che arrivano direttamente da Napoli, naturalmente. Li conosceremo tra poco, anzi, conosceremo proprio il campione del mondo della pizza. Poi Carlos Gianesini, fotografo, già al nostro fianco, insieme a sua mamma Alexandra Tiboldo. Benvenuti negli studi di Sanremo di Rete 7. Sì. Parliamo di fotografia, di immagine, una grande passione di questo ragazzo che adesso ha 26 anni, ma qualche anno fa ha cominciato a capire che l'immagine fotografica poteva far parte di una fetta importante della sua vita. Carlos, quando hai iniziato, quando hai cominciato ad avere questa ispirazione del mondo della fotografia? Ho iniziato alle medie. Quando eri alle medie, quindi adesso hai 26 anni, sono passati circa 13 anni, hai iniziato con quella macchina fotografica che hai in mano in questo momento, che è una? Una macchina fotografica compatta. Una macchina fotografica che ormai non si utilizzano più, perché le immagini che fai adesso sono molto più professionali, con delle macchine che non so se l'hai portato, ma adesso cosa stai usando? Una macchina fotografica professionale. Una macchina fotografica professionale, la tua passione è la fotografia, ma cosa fotografi di solito? Paesaggio, moda, particolari. Particolari paesaggi, però ho visto anche dei visi di donna interessanti, perché a te piacciono le modelle, quindi hai partecipato anche come fotografo ufficiale a tantissimi show moda in varie parti del mondo, e ne parleremo tra poco. Quindi i visi, i paesaggi sono state le prime cose che ti hanno affascinato e che fanno parte comunque delle immagini che prediligi. Alexandra Tiboldo, mamma di Carlos, state girando il mondo, perché il mondo anche della moda e della canzone in questo caso, perché tuo figlio immortala dei momenti particolari. Sì, infatti, esattamente. Com'è nata questa? Ma è nata quando lui appunto era alle medie e fotografava di tutto, quindi tutti i vari reperti che portavamo a casa dai viaggi, piuttosto che la frutta, gli oggetti in casa, e quindi abbiamo detto va bene, mettiamogli tra le mani una piccola macchina, vediamo un attimino, e la strada è iniziata, e quindi ovviamente appoggiandosi a coach professionali, lui sta facendo tutta un'evoluzione e nel frattempo eventi, anche mostre di diverso genere. Ma quando avete capito che ha un occhio particolare, perché bisogna avere ma diciamo già da piccolo, poi ovviamente quando tu passi nelle mani di un coach, di una persona che ovviamente sa capire la tua inclinazione, ovvio che questo è il punto poi grande di partenza. Stiamo, infatti, dietro di me ci sono le immagini tra le migliaia che avete scelto, sì, per questo nostro, esatto, appuntamento di oggi, di Carlos in giro per il mondo. Sì, esattamente. I viaggi sono stati un punto, diciamo, di grande ispirazione per Carlos. Lui è di carattere molto curioso, quindi ovviamente un viaggio non fa altro che, diciamo, sottolineare ancora di più e far emergere la sua caratteristica, queste peculiarità. Allora, partiamo dal mondo della moda. Voi siete stati accreditati per delle Fashion Week importanti, esatto. Barcellona, Milano. Esatto, la prima esperienza è stata la Fashion Week di Barcellona, ed è stata la prima esperienza di Carlos anche come backstage, eccetera, e ha veramente affrontato molto molto bene tutti i ritmi serrati di quello che può essere ovviamente un evento di quel genere. Poi siamo passati alla Fashion Week di Milano e poi ha fatto diversi altri eventi, ecco, importantissimo quello di settembre dell'anno scorso. Proprio qui a Sanremo, la scalinata del casinò con decine e decine di modelle, esatto, con un'atmosfera particolare. Esatto, infatti alcuni scatti
si vedranno, c'è proprio la scalinata, esatto, una bella e poi idea. E poi le mostre importantissime, ne ha fatte veramente tante, a diverse, diciamo, tematiche, da quelle emozionali ai visi. Cosa vuol dire mostra emozionale? Mostra emozionale, praticamente Carlos attraverso i visi ha parlato un po' di quelle che sono le emozioni che le persone hanno, ma soprattutto quelle più vicino a lui, no? Quindi, quindi cogliere l'attimo, esatto, no? È un po' il segreto del fotografo professionista, e lui ce l'ha innata questa cosa. Sì, poi anche soprattutto a livello di dettaglio lui ovviamente ha questa marcia in più di cogliere il dettaglio che magari non tutti vedono, l'angolino nascosto, la cosa un po' così. Infatti chissà quante volte gli dico: ma dove l'hai fatta questa foto? Dove hai notato questo particolare? Sì, infatti, anche ogni tanto dico: Carlo, ma dove l'hai visto quella? Allora mi dice: ah sì, era lì, e tu guardi ed era dietro magari a una trave o non so, un vaso. Beh, Carlos lo conosco da molto tempo, perché sì, siamo di Biella, anche se siamo fuori, siamo in trasferta a Sanremo, ma siamo tutti biellesi, per cui lo seguo molto da vicino, soprattutto negli eventi che si svolgono non solamente nel nostro territorio, ma un po' in tutta Italia. Abbiamo parlato un punto di mostre. Parliamo delle Special Olympics, che sono delle Olimpiadi particolari. Sì, Carlos, l'altra grande passione è proprio l'equitazione. Lui va a cavallo anche qui da quando aveva forse 12 anni, 11 anni, e l'ha portato, diciamo, questo amore a vincere diverse medaglie d'oro. È stato diverse volte campione nazionale di equitazione, appunto di dressage, e poi questo cammino l'ha portato alla realizzazione di un video molto molto bello fatto proprio da Special Olympics, dove si vede appunto Carlos a cavallo. Sì, esatto, allora, con dei momenti particolari. Sì, un'esperienza vediamo molto molto particolare, arricchente ovviamente come tutte le esperienze, però questa, diciamo, anche qua si è vista un po' una personalità di Carlos forse inedita. E in pratica c'è stata una troupe che per 4 giorni è vissuta a contatto con noi, e quindi ha filmato Carlos in tutti quelli che sono i momenti della sua vita, compreso l'attività in piscina, compresa l'equitazione, la Fashion Week a Milano. E quindi è stato Prossimo viaggio? Il prossimo viaggio sarà a Miami. Wow. E poi faremo una parte di Caraibi e una parte di Antille. Poi abbiamo già altri viaggi, cioè, ecco, noi non allora, ci fermeremo. Allora, voi fate un viaggio di una settimana, quante fotografie scatta Carlo durante la settimana? I nostri viaggi sono più lunghi di una settimana, di un però mese, voglio un dire, viaggio... vabbè, lui è capace, non so, anche in una giornata, no, siamo andati tipo a Brera, ma 2000 foto assolutamente, cioè tu non vedi nulla di altre cose che tu hai sempre che si ferma, eccetera. Magari camminate, guardate qualche paesaggio, a un certo punto non lo vedete, no, perché infatti, visto qua. Infatti, esatto. Ma Carlos, dove è Carlos? Ed è fermo ancora. Allora, che... qui leggo Unusual Autistic Photographer. Sì, questo è un po' l'hashtag, il logo con cui lui firma le sue fotografie, e proprio perché Carlos ha una peculiarità, lui è un ragazzo autistico ad alto funzionamento, e quindi questa è una cosa che lui ovviamente, a cui lui tiene, diciamo, che ci tiene ad enfatizzare, quindi la firma è proprio questa. Quindi un consiglio lo possiamo dare ai genitori di ragazzi autistici, sì, se hanno una passione. Se hanno una passione, credere, bisogna ovviamente capire già subito quelle che sono, diciamo, le inclinazioni del proprio figlio, e ovviamente cercare di valorizzarle al meglio, perché questo sicuramente dà veramente molta molta fiducia, tantissimi benefici sicuro. Sì. C'è una pagina Facebook a cui fa riferimento, Carlos, dove possiamo vedere Facebook, le cose. Facebook, certamente potete vedere la pagina Facebook, ha il blog, e poi ci sarà un ulteriore blog del quale non possiamo dire nulla perché è un'esperienza nuovissima. Un'anteprima. Beh, sì. Noi abbiamo ancora 10 puntate da fare, così avremo l'occasione di parlarne magari. Alexandra. Perfetto, va bene. Grazie Alexandra Tivoldo, grazie. E grazie a Carlos Gianesini di essere stato con noi. Gustati tutta la trasmissione insieme a noi. Intanto Paolo Bianco. Paolo Bianco, è il momento dei VIP, siamo a Sanremo. Eccoci qua. Quanti sì, ne hai incontrati? Ma tanti, tanti. Non tutti, ma tanti, anche perché... La vetrina di Sanremo, diciamo che fa gola un pochino a tutti, quindi oltre ai big in gara, agli ospiti ufficiali e ufficiosi della settimana del festival, ce ne sono tanti poi che girano. Vediamo chi hai beccato? Assolutamente vediamo sì. Chi hai beccato. Andiamo subito a vedere. Buonasera dal Palafiori. È arrivato il momento dell'inaugurazione, le autorità stanno entrando
piano piano nell'ingresso della sala lounge, della sala Mango, per dar vita all'inaugurazione della 12ª edizione di Casa Sanremo. In questo momento il governatore della Liguria Giovanni Toti è appena entrato, Vincenzo Russolillo, il selfie di rito. Giovanni Toti saluta le centinaia di giornalisti, fotocamere, flash che stanno tempestando l'ingresso della Sala Mango. Per la provincia Marco Scaiola è presente anche lui all'inaugurazione. Eccola arrivata la madrina in questo momento, Roberta Morese. Il sindaco Biancheri è appena giunto anche lui al cospetto del nastro per il taglio, appunto, e per l'inaugurazione della 12ª edizione di Casa Sanremo qua dal Palafiori. Tutte le autorità sono presenti. Ci siamo. Roberta sta per dar vita alla 12ª edizione di Casa Sanremo. Eccola, come sempre l'attesa è grande. 12ª edizione di Casa Sanremo inaugurata in questo momento. Vincenzo Russolillo, Roberta Morise, Giovanni Toti, il sindaco Biancheri prenderanno come di consueto un pezzo del nastro. Ma mi sembra il momento perfetto, un saluto, un bacio. Grazie Roberta. Ecco fatto, cari amici, siamo sempre qui a Casa Sanremo, Sala Melograno, definita ormai Sala Tenco. Intanto vediamo dietro le telecamere passare un sacco di gente, tanti VIP che magari incontreremo durante la nostra trasmissione. Riprendiamo appunto qui da studio, da Casa Sanremo, con un graditissimo ospite già annunciato all'inizio della trasmissione. Abbiamo Fiorenzo Runco, patron, o meglio direttore artistico del Video Festival di Imperia, giunto ormai alla 14ª edizione e sempre in crescita. Ciao Fiorenzo, benvenuto. Ciao, buonasera. Sempre in crescita perché ogni anno avete migliaia e migliaia di concorrenti, chiamiamoli così, di film in concorso per il Video Festival, che arrivano ormai da quanti paesi? Sì, il Video Festival è stato un crescendo, arrivando alla 14ª edizione, e il top dei paesi però l'abbiamo raggiunto lo scorso anno. Erano 102 le nazioni iscritte ed erano 2107 i film in concorso. E quest'anno, insomma, anche per un po' di problemi legati alla nostra città, eccetera, siamo partiti con 3 mesi di ritardo e non siamo riusciti a raggiungere il top, diciamo, delle nazioni. Ci siamo fermati comunque soltanto a 100. Insomma, questo è uno stimolo per fare 200 prossimo anno, insomma. Direi di sì. In compenso però siamo riusciti a superare il record dei film iscritti, che quest'anno sono 2118. Però, allora, 2118 film in un video festival in una città di provincia che è Imperia, quindi non parliamo del festival di Cannes, neanche parliamo degli Oscar, però è una tipologia, quello del tuo concorso, decisamente diversa rispetto ai più blasonati concorsi. Allora, io per descrivere il nostro festival del cinema, ma come il nostro ce ne sono diversi altri, prendo sempre come esempio l'iceberg, quindi Cannes, Venezia sono la punta. Sì. E ciò che si vede è ciò che tutto il mondo conosce. I media, sotto ci siamo noi, nel senso che tutto ciò che non esce, diciamo, nelle sale, o che uscirà anche successivamente, magari con registi nuovi
che arrivano, diciamo, da sotto, passano dai festival come il nostro. Allora, tanti personaggi, ne citiamo alcuni ospiti degli ultimi anni, poi magari un'anteprima dell'edizione del maggio di quest'anno ce la darai. Chi è passato sul red carpet e poi naturalmente ha presenziato al Grande Kermesse? Allora, rispetto agli altri festival, noi assegniamo anche i premi alla televisione di qualità. Certo. E questo è ormai, dopo purtroppo la scomparsa di Daniele Piombi, è rimasto il premio regia, lui, con il premio regia televisivo. Diciamo che in Italia è rimasto l'unico festival a occuparsi di televisione. Nello specifico noi assegniamo esclusivamente i premi alla TV di qualità, quindi ai programmi che sono stati, diciamo, si sono apprezzati per una qualità un po' superiore. Ormai sappiamo che la televisione, pur di fare audience, la qualità dei programmi è spesso tirata verso il basso, e quindi il nostro premio si occupa invece di premiare la fascia alta. Tra l'altro alta. Molto apprezzati dai protagonisti, perché io ho vissuto gli ultimi anni, perché Fiorenzo riesce a coinvolgermi in questo festival presentando il red carpet, e ci sono sempre stati dei grandissimi nomi, ne ricordiamo alcuni? Da Francesco Pannofino, ad esempio, poi Remo Girone era presidente onorario dell'edizione passata, però abbiamo avuto Le Iene, abbiamo avuto Striscia la Notizia, insomma, sono veramente tanti personaggi. A livello cinematografico, Maurizio Nichetti, a livello, diciamo, di cabaret, ricordo con molto affetto Beruschi, per esempio. Ma ce ne sono veramente tanti. C'è una persona che a me piace ricordare, che è Beppe Tenti, perché io comunque nasco un po' come documentarista, certo, a livello naturalistico, e quindi mi piace comunque avere anche personaggi che si occupano di questo, di questo settore. E Beppe, un'anteprima della 14ª edizione, allora mese di maggio, dal 14 al 18 maggio, sono sempre 5 giorni. Sì. Finiamo. Come si svolgono questi giorni, velocemente? Sono 4 giorni di eventi collaterali al mattino, dedicati nello specifico alle scuole, certo, mentre invece poi ci sono i blocchi di proiezione del concorso ufficiale, che ricordo comunque è aperto sia ai professionisti che anche agli amatori, quindi pomeriggio e sera dal martedì al venerdì sono i blocchi delle proiezioni dei film ufficiali, mentre poi il sabato quando il poi club. Coinvolgo anche te, abbiamo il nostro red carpet, dove poi ci raggiungono appunto tutti quanti i registi, gli e autori premiati, e la premiazione con il gran galà finale. Teatro Camera di Commercio, all'Auditorium della Camera di Commercio di Imperia. Bene, in bocca al lupo per questa 14ª edizione a Fiorenzo Runco, grazie per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. E visto che siamo a casa della canzone italiana, siamo a Sanremo, parliamo di musica. Paolo Bianco. Parliamo di musica, sì, finalmente parliamo di musica. Questo festival si parla di musica, ma è giusto che sia così. Quest'anno il direttore artistico Claudio Baglioni ha detto che sarà un festival giovane, effettivamente è stato, così, lo abbiamo notato tutti. Parliamo di musica invece a livello locale, quindi di artisti che seguo e che mi seguono nelle varie manifestazioni. Ve ne presento subito uno che è qua con noi, si chiama Mario Flinto. Lui è un personaggio e io lo andrei subito ad ascoltare, però dai, in un pezzo storico della musica italiana. È quello che ho sentito nelle prove prima. È quello che hai sentito nelle prove prima. Prego. Allora, per voi Mario Single, una bellissima canzone, visto che siamo in Liguria, ho pensato di presentare questa, appunto, come dicevo, una canzone del grande artista Gino Paoli, per voi Sapore di Sale. Grazie. Beh, abbiamo anche il pubblico che si fa sentire, approfittiamo. Grazie degli applausi del grande pubblico presente in sala. So. 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 Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare.
vicino a me, vicino a me, sapore di sale, sapore di mare, un gusto più amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, è tempo dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti tuffi nell'acqua e mi lascia guardarti e rimango da solo nella sabbia, nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti tuffi nell'acqua e mi lascia guardarti e rimango da solo nella sabbia, nel sole, poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Grazie Mario Flinto. A casa della canzone italiana, diamo sì. Spazio alla pubblicità, intanto sento un profumino di pizza, tra poco ci raggiungerà sì. Il campione del mondo della pizza, poi avremo Enzo De Carlo, patron del Cantagiro. Perfetto. E poi anche un altro ospite, ci vediamo tra poco. Grazie. Daniele Silvestri, tanta la strada da Salirò, sempre sullo stesso palco. Sì, la strada poi è anche sempre la stessa, perché si prende la A12, no? Si gira. Assolutamente, io faccio tante serate in giro, ogni tanto metto il tuo brano e faccio quel balletto bellissimo che tu facevi sul palco dell'Ariston, mi fa impazzire. Che facevo io e faceva soprattutto uno più in gamba di me a farlo, no, Fabio Ferri. Questa sera sera dei duetti e sei insieme. A Manuel Agnelli, sì. Che, il palco dell'Ariston, le emozioni che ti dà salire su quel palco? Sono sempre forti, perché quello è un palco maledetto, a vederlo così dal vivo sembra poca cosa, ma quando si accendono quelle luci e parte questa roba che per noi italiani, certo, è storica. Però, diciamo che quest'anno il direttore artistico con la sonorità e le luci ha fatto un grande lavoro. Sì, lui, la scenografa, Duccio Forzano in regia, in questo senso sì, sono stati Vogliamo molto bravi. Ringraziare chi per voi fa tantissimo tutte le sere su quel palco, che è l'orchestra. Lo faccio sempre, ogni volta che salgo e che scendo da quel palco, sì, lo faccio molto volentieri, sono molto bravi e quindi li ringrazio. Cari amici di Rete 7, eccoci qua, siamo sempre a casa Sanremo per Ecco Fatto, una puntata speciale all'interno del Festival di Sanremo, perché stiamo vivendo appieno il Festival di Sanremo. Ma cosa c'entra la pizza con Sanremo? Ma cosa c'entrano i napoletani con casa Sanremo? Beh, diciamo che Sanremo-Napoli sono le due città della canzone,
C'è anche il Sanremo Cantanapoli, che c'è stata un'edizione bellissima nel mese di settembre, che si ripeterà quest'anno. E poi si mangia bene grazie ai napoletani. Ma cosa potremmo mangiare qui a Casa Sanremo se non la pizza? Ma non la pizza qualsiasi, la pizza dei campioni del mondo. E questa è la vera pizza napoletana. Grazie ai nostri ospiti che ci hanno raggiunto e hanno lasciato le cucine, hanno lasciato il forno, quindi hanno lasciato la loro arte, la loro artigianalità. Infatti si parla di mondo artigiano durante le nostre puntate, grazie a Confartigianato Piemonte, perché loro rientrano appieno in questo contesto, in quanto loro inventano continuamente, perché c'è una base, no, sul, riguardo la pizza napoletana, però c'è anche del vostro, c'è un'aggiunta di personalizzazione. Allora abbiamo Pino Ceglio, salve. Campione del mondo 2016, vincitore di Tutto Pizza sempre nel 2016, e poi ricordiamo che ha due pizzerie famose, una a Napoli e l'altra a Salerno, che sono Lucignolo Bella Pizza, visto che noi arriviamo anche in campagna con Rete 7, quindi vi veniamo a trovare, anzi invitiamo i nostri ascoltatori che ci seguono dalla campagna e non solo, per andare a trovare il nostro amico Pino, se lo trovate, perché lui sta girando il mondo, però la sua pizza, la sua particolarità la si può gustare all'interno di queste due pizzerie. Caro Pino, benvenuto intanto. Benvenuto, salve. La pizza napoletana a Sanremo, voi state cucinando praticamente per il popolo di Casa Sanremo delle... Tra l'altro qui ce n'è una fantastica, qui avete, ci sono quattro Vesuvi. Facciamo dei quadri, cerchiamo di portare la pietanza più venduta qui a Casa Sanremo. Non saremo noi a scoprire la pizza sicuramente, però negli arco degli anni la pizza ha avuto un'evoluzione, e anche come premio, diciamo, dell'UNESCO dell'anno scorso, certo. Ancora più importante adesso. Un'evoluzione mantenendo la tradizione. Noi portiamo sia a Napoli la tradizione, soprattutto le nostre radici, le portiamo qui a Casa Sanremo per far gustare la nostra pizza sicuramente. E poi con l'aiuto dei amici, come qui Davide Civitiello, sperimentiamo delle pizze veramente, diciamo, di gran livello, voglio dire. Quindi sperimentate, vuol dire che i sanremesi sono delle cavie in questo caso. No, sono già delle pizze già che facciamo nei nostri locali, quindi qui a Sanremo non le conosco, le portiamo qui a Casa Sanremo. Per riconoscere una pizza napoletana, Davide Civitiello, benvenuto anche a te. Salve, la particolarità salve. Qual è? Il cornicione? No, allora innanzitutto dico sempre che la particolarità è un cornicione da 2 centimetri, come la pizza da disciplinare, come da tradizione, come potete ben vedere in queste pizze. Un impasto semplice fatto di acqua, sale, lievito e farina, prodotti buoni soprattutto del nostro territorio, come vedete per esempio su questa pizza ci sono dei datterini gialli di Battipaglia, dei pomodori del pendolo del Vesuvio, mozzarella di bufala di OP. Cerchiamo sempre di portare un po' quello che è la nostra campagna, ma un po' tutta l'Italia abbiamo prodotti come la mortadella, molto buona, quindi l'associamo sempre ai nostri ingredienti, quindi a parte tutto, ma l'artigianità del pizzaiolo, le mani. Quindi trovare sempre un pizzaiolo di fiducia che vi può fare una buona pizza è un consiglio che do sempre a tutti. Però come facciamo a avere fiducia del pizzaiolo finché non proviamo? Sicuramente se riesci a digerirla, quello ecco. È il tuo pizzaiolo. Questa è una bella cosa. Arriva un applauso spontaneo. Grazie. Quindi lo scopriamo dopo. Lo scoprite dopo, bisogna testare. Beh, certo. Davide, ti definisci un freelance, nel senso che tu vai dove ti chiamano e sei gettonatissimo, no, tra l'altro. Sì, nel senso che collaboro con varie aziende. Collaboro con aziende che sono presenti in 60-70 paesi nel mondo, un'altra catena di pizzerie che ha 150 locali in tutto il mondo, quindi sono perennemente in aereo, prendo da 150 a 200 aerei all'anno, e la chiave d'accesso è la pizza. In ogni aeroporto, quando sentono che facciamo la pizza buona, quindi dicono ok, benvenuto. È difficile insegnare quest'arte? Oggi è sempre difficile, perché come tutte le cose artigianali bisogna anche avere un minimo di passione, non è solo una cosa che possiamo trasferirla, bisogna anche avere un po' di talento. In tutto questo però riusciamo, soprattutto siamo in Giappone, fanno delle buone pizze napoletane, noi andiamo dall'Argentina, veramente all'Australia, e cerchiamo di portare quello che è la nostra arte. Non so se i giapponesi poi ci insegneranno il sushi, ma... la pizza noi la trasmettiamo molto bene. Ma quando vi dicono che la Cina, cioè che la pizza è nata in Cina e poi invece per fortuna ci ha diviso l'arte, l'UNESCO con questo, l'arte del pizzaiolo napoletano è diventato patrimonio dell'UNESCO, quindi per questo ci hanno pensato loro. Allora, il pizzaiolo è un artigiano, è un artista. Se
andate in un paese dove i gusti sono diversi, voi vi adattate secondo i gusti, quindi personalizzate le pizze, oppure volete portare comunque quella tradizionale e volete che la popolazione accetti questa cosa? Vi racconto una storia veloce. Sì. Diciamo che 15 anni fa abbiamo iniziato a fare le prime fiere negli Stati Uniti. C'è una fiera famosissima, si chiama Pizza Expo di Las Vegas, noi andiamo là con i maestri decani della pizza, loro alzano il cornicione, la pizza si piega, dice non è buona e la buttano, cioè noi per noi era una cosa proprio, oggi posso dire che dopo 15 anni c'è la fila, quindi abbiamo insegnato anche agli americani, e questo trasmettere la giusta qualità dei prodotti, l'artigianalità, ci vuole tempo, tutto quello che è immediata, ci vuole tempo. La cosa, sì. Però pensate che per loro, loro abituati allo slice americano, una fetta di pizza che si piegava non era buona, secondo il loro parere. Cose che erano lievitate un'ora, o prodotti... Allora, qualche segreto, lievitazione? Lievitazione giusta, lunga, secondo me, in base... La lievitazione è sempre molto legata alle farine che usiamo. Spesso guarda come ti guarda Pino, ho paura che svegli troppe cose. No. No, è sempre molto legata alle farine che usiamo. È normale che oggi siamo tutti proiettati sulla lunga lievitazione, semplicemente perché si digerisce molto meglio. Certo. Una pizza matura ci permette anche oggi di mangiarne due, quindi è molto importante. Quindi perciò ti dico, quando troviamo un pizzaiolo che ci fa mangiare due pizze, quello è quello buono. Pino, lievito madre. Ci sono tante pizzerie che usano lievito madre, secondo te è una... Ci sono chi usa lievito madre, a Napoli ce ne sono in tante, voglio dire. Lievito madre è un processo un po' lungo, voglio dire, c'è chi ha un lievito madre che dura da generazioni, ci sta chi dura da 2-3 anni, voglio dire. Però noi facciamo il giusto per fare una buona pizza, l'importante è che ha una lunga lievitazione, e poi come dice Davide, usare delle farine, noi nel mio caso usiamo due tipi di farina, abbiamo la tipo 1 e 0, mettiamo il 40% di farina tipo 1, che molto più proteine contiene, e mentre mettiamo il 60% di farina 00. Spero che in questa sala non c'è nessun cinese da copiare. Quindi... No, ma magari da casa qualcuno già si sente. Volevo aggiungere una cosa, che innanzitutto dobbiamo a prescindere dai lieviti, che possono essere naturali, sì, o di birra, sì, sì, certo, o qualunque, quello che è importante è il processo di lievitazione, perché a volte vedo anche impasti a lievito madre, che non si digeriscono, quindi non è il lievito la cosa importante, ma la lievitazione, quindi è... Farei una puntata con voi. Pino, forno a legna, forno elettrico? Forno a legna per tutta la vita sicuramente, no? È come dire una città come Napoli per chi tifi. Non ho capito, scusa. È come dire una città come Napoli, qual è la tua squadra del cuore, no? Forno a legna tutta la vita sicuramente. Però abbiamo dei ottimi, qui a casa Sanremo abbiamo un ottimo forno che è il forno della famiglia Izzo, che è un forno che arriva fino a 500 gradi, a bocca aperta vuol dire che non c'è nessun ostacolo davanti, certo, al forno, e cuoce come queste pizze, cuoce come una pizza vera napoletana. Pino Ceglio, Davide Civitiello, guardate, un applauso da parte, grazie, del nostro pubblico che spera di assaggiare. Allora siete tutti pizza invitati da noi al primo piano. Vediamo a trovarvi nel piano di sotto, okay, grazie davvero. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Parlare di canzone dopo la pizza a Casa Sanremo, mentre qualcuno canta magari già assaggiamo una fetta. Una curiosità e poi lanciamo la pubblicità. Una curiosità di questo festival 2019, 24 cantanti in gara, finalmente Baglioni ha deciso di non avere le distinzioni tra big e giovani, sono tutti big sul palco dell'Ariston e tutti hanno dimostrato di essere big, bellissime le canzoni, assolutamente, molto orecchiabile come festival, Bisio e la Raffaele, mattatori delle serate della 69esima edizione del Festival di Sanremo, che dire... Andiamo avanti, vediamo che cosa succederà, quali saranno le canzoni che anche se non hanno vinto saranno poi le più gettonate nelle radio. Siamo qua in Piazza Colombo, 69esima edizione del Festival di Sanremo in compagnia dei Jalis. Ciao sei ragazzi. Sicuro? Sì, sì, sì. Dove stanno, scusa? Dove sta qua con noi. Ah, boh. Un pezzo di canzone ce la fate? Certo. Vai. Volare. Oh. Cantare, mandonnamo. Non c'ho voglia di cantare adesso, va bene. Mattina, no scherzo, ma fiumi sì di parole. Ah, questo è il nostro. Quello dei Jalis, non il vostro. No, no, pensavo. Era il Festival di Sanremo del 97. 97. Qualche giorno fa. Qualche giorno fa, io avevo 39 anni, quindi me li porto bene alla lunghi fine. C'avevo i capelli lunghi, stavo sei bene. Metal. 69esima edizione del Festival, Claudio Baglioni. Le vostre impressioni a caldo? Oddio,
Che vuoi dire? Sandra, tu che l'hai visto tutto il Festival di Sanremo? Guarda, ma una roba... No, non ho visto quasi nulla, se qualche, a parte qualche spezzone così, e quindi non ti posso... Non posso giudicare la conduzione, posso giudicare niente, però penso che questo Sanremo, come tutti i Sanremo, siano legati alla situazione attuale della, di come l'Italia sta andando, di come la musica sta girando, di come la comicità, di come la conduzione... Cioè, ovviamente come lo dici sembra brutto, nel senso che no, effettivamente però... Sanremo poi è lo specchio dell'Italia, sì, che stiamo della realtà che viviamo, quindi insomma capisco, di conseguenza è così come tutti gli anni, poi del resto no, però è tale a quale allo stesso anno, nel senso che c'è Baglioni. Beh, ma è così. Io sono tanto onorato di avere Gialisqua con me, perché no, siete stati te, siete noi scherziamo, fantastici. Noi ci divertiamo, certo, a giocare con è giusto lui. Scherzare, è giusto giocare. Hanno definito il Festival di Sanremo il Capodanno Ligure, ma effettivamente è così. Qui penso che durante il Festival si raccolga un sacco di gente e tutti vengono per cercare di fare qualche foto con gli artisti, per assaporare e annusare l'aria musicale, quindi insomma è un bel vedere. Io vi vedo qua, avete qualche progetto qua durante questa settimana? Noi tra poco partiamo, siamo arrivati, abbiamo fatto per due giorni una full immersion, abbiamo promosso il nostro tour che parte adesso, abbiamo già fatto una puntata a zero intorno a provincia di Ascoli Piceno in un teatro e stiamo lavorando sul progetto dell'album. Ora è il singolo nuovo che abbiamo lanciato e ora lo stiamo riproponendo, un album nuovo, quindi una serie di iniziative belle. Bene. Allora, piccole cose da Giallis. Ma piccole cose, insomma, i Giallis sono grandi e lo hanno dimostrato, caro, non solo sul palco dell'Ariston, ma anche poi nella loro vita professionale. Quindi io vi ringrazio per questa intervista, caro, strappata così al volo. Grazie, gentilissimi. Senza preavviso, grazie a voi. Grazie Giallis, a voi. Un abbraccio forte. Ciao, ragazzi. Questo ragazzo ciao, che è in gamba. Grazie. Questa è forte. Sì, è forte. Rieccoci qua, siamo tornati cari amici di Ecco Fatto, siamo sempre a casa Sanremo nella sala Luigi Tenco del Palafiori con un graditissimo ospite che abbiamo annunciato già all'inizio della nostra puntata speciale su Rete 7. Enzo De Carlo, patron del concorso, di uno dei concorsi più importanti che abbiamo in Italia, che risale al 1962, però prima ho fatto un piccolo errore perché Enzo De Carlo ha acquisito il Cantagiro nel 2005, quindi ha acquisito una storia fantastica della canzone italiana. Assolutamente sì, io vi ringrazio di questo invito. Chiaramente il 2005, rettifichiamolo, perché nel 1962 giusto, iniziò questa bella avventura che è il Cantagiro, che è uno dei concorsi più longevi della storia italiana della musica. Il Cantagiro nasceva da un'idea geniale di Ezio Redelli, che dava così l'opportunità a tanti giovani cantanti, qualcuno più noto, qualcun altro meno noto, di andare in giro per l'Italia a varie tappe, un po' come facevano i corridori ciclisti che facevano le varie tappe per... Allora nasceva così il Giro d'Italia della musica, della canzone. E quante tappe si facevano? Ma si facevano circa 20 tappe. Periodo d'oro, diciamo. Circa 20 tappe, un estive, po' come il Giro d'Italia, certo, diciamo. Tappe a seguire, di uno dietro l'altra, con i vincitori di tappe, una classifica che veniva decretata da una giuria popolare, dopo alla fine la sommatoria di tutte le votazioni decretava il vincitore assoluto. E nel 62 il vincitore assoluto fu un giovane Adriano Celentano, che forse conosciamo, quindi diciamo che Cantagiro ha portato fortuna. Ma sì, è stato negli anni 70 è stato l'evento della musica nazionale più importante in assoluto, addirittura più importante del Festival di Sanremo, certo, perché o diciamo qui a Sanremo molti artisti assolutamente, ma così è storia, dato di fatto, molti certo, artisti preferivano non andare al Festival di Sanremo e andare al Cantagiro. Al Cantagiro abbiamo avuto, come abbiamo detto, la prima vittoria di Adriano Celentano, ma vinse il Cantagiro due volte Gianni Morandi, due volte Massimo Ranieri, Rita Pavone, Lucio Battisti fu protagonista per due volte, due edizioni del Cantagiro, Domenico Modugno e tanti altri. Di conseguenza è stato un evento importantissimo. Dopo, chiaramente, come l'evolversi dei tempi, la musica leggera, raccontiamo un aneddoto: il signore ha cantato Sapore di sale, fu composto
a Fiuggi una finale del Cantagiro nel 1963 e fu una hit che tuttora è ascoltata e cantata in tutto il mondo. Di conseguenza, ecco, il Cantagiro nascevano queste Lucio Dalla che faceva parte di un gruppo che si chiamava i Flipper, e Gino Paolo convinse a fare il cantante solista e diventò Gino e diventò Lucio Dalla, per dire un po' aneddoti che sono storia che sono state scritte. Noi al Cantagiro abbiamo scritto un libro che è edito da B Editori di Milano, che è questo qui, che racconta 56 anni di storia della musica leggera. Chissà quanti aneddoti, quante curiosità ci sono. Molto, è distribuito dalla Mondadori, di conseguenza può essere anche acquisito nelle varie edicole. Io dal 2005 divento, dopo collaborazione con l'allora padrone Ezio Radaelli, i rapporti, io come promoter organizzavo concerti, feci delle tappe del Cantagiro, dopo lui indubbiamente non volle far perdere questa tradizione, certo, e mi convinse ad acquistare il marchio. Io nel 2005 acquisto il marchio e in un momento così di grande difficoltà sia economica che così di approccio presso le non si può fare come una volta il Giro d'Italia dei cantanti noti, certo, perché certo, ma noi lo facciamo per i cantanti e per i giovani che andiamo nelle varie regioni d'Italia a fare dei casting e organizzare un po' delle audizioni e far sì che questi ragazzi possano essere coinvolti in una finale importante che avviene a Fiuggi è stato, sì, la città dove nasceva il Cantagiro nel 1962, continuiamo con questa tradizione. Di conseguenza il Cantagiro ancora è presente, è vitale, e io sono il condottiero, sono al timone di questa manifestazione. Quindi si parla di spettacolo, si parla anche di cultura, perché è molto importante la cultura della musica italiana, e il fatto che il Cantagiro permetta ai giovani di trovare un palcoscenico, per trovare un pubblico che li ascolta e chi lo sa, magari poi li appoggia. Sì, infatti ci stiamo lavorando, abbiamo fatto sì che molti ragazzi abbiano avuto anche una considerazione presso le case discografiche. Abbiamo avuto Loredana Errore, che esce vincitrice di un Cantagiro, è arrivata seconda ad Amici. Abbiamo avuto altri giovani artisti che hanno fatto parte dei vari X Factor, Amici stessi. Noi selezioniamo questi ragazzi e proponiamo questi giovani nostri talenti a questi talenti che ormai sono la vetrina all'ordine del giorno in varie reti televisive, e delle case discografiche che dopo scelgono tranquillamente. Allora, visto che ci stanno stringendo, sì, c'è un sito così uno può prendere informazioni e poi c'è ancora tempo di iscriversi per quest'anno. Sì, abbiamo il nostro sito che è www.ilcantagiro.com, lì abbiamo un po' tutto un po' quello che uno può vedere tranquillamente, può andare nel nostro sito e noi siamo lì. Grazie a Enzo De Carlo, patron del Cantagiro, e buon lavoro. In bocca al lupo anche a voi, grazie. Paolo Bianco, siamo in chiusura di trasmissione, si è parlato di musica, di canzoni e quello che volevamo fare qui a Casa Sanremo nel nostro programma di Ecco Fatto di Rete 7. Adesso ci sono i tuoi servizi, perché insomma in questi giorni hai girato, hai incontrato di tutto, ma si parla anche di moda, della moda non sanremese ma della moda italiana famosa nel mondo, quindi vediamo un'esclusiva di Ecco Fatto che hai realizzato proprio in questi giorni, e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, naturalmente di domenica, con Ecco Fatto direttamente dai nostri studi di Rete 7 a Torino. Da Sanremo è tutto. 69esima edizione del Festival di Sanremo, siamo qui al Royal e siamo in compagnia di due grandissimi artisti. Nino, siamo arrivati alla 69esima edizione, l'emozione è sempre la stessa salire sul palco dell'Ariston? Sì, eppure di più. Io credevo che non fosse così, invece devo dire mi ha fregato. È emozionante, sì, ma è un palco, sai, comunque... È un palco importante, indubbiamente. Beh, poi... Forse oggi è il più palco importante per la musica italiana, comunque in 3 minuti devi far ascoltare una canzone, sai che l'Italia ti guarda, insomma. Le emozioni però le abbiamo trasmesse al pubblico dell'Ariston. Sì, ci abbiamo fatto un po', no? C'è stato questo momento, come dire, parecchio intenso tra me e lui, è arrivata molto, quindi siamo contenti di questo.
Avete avuto il tempo di scambiare qualche parola col direttore artistico o con Bisio dietro alle quinte? Guarda, noi no, noi pensiamo solamente alla canzone, io soprattutto di ricordarmi le parole. I tempi tecnici stringono, ci dicono che dobbiamo andare, quindi ci salutiamo, in bocca al lupo. Le Iene. Incredibile, ragazzi. Sì, Wick Music Channel, Paolo Bianco con noi. Mi stanno già prendendo per il culo, ma è giusto, cioè giustamente. Siete qua per chi voi, per tutti? Noi siamo qua per scoccare, fratello. Una settimana che siamo qua non abbiamo speso un euro. Ci sono ricchi buffet, colazioni, pranzi, cena, tutto pagato. Posso venire anche con voi? Non vi serve un terzo in via? No, perché meno si è e meno... No, non è quello che... cioè, comunque noi stiamo tra giovani, capito? E... cioè, non so, se... di fianco alla stazione qua a Sanremo che c'è un campo da bocce, se vuoi prendo dei contatti te li giro e... fanno i buffet anche lì? No, siamo noi due buffoni. Ma in Baglioni invece? Baglioni beh, Baglioni che cosa possiamo dire, nonostante sia nato prima del 1900 è ancora in forma, l'abbiamo visto, canta da Dio, canta sempre. Tra l'altro l'hanno stuccato bene quest'anno. Sì, orca miseria. L'hanno rimpilzato di gomma. Ma hanno detto che è lo stesso che ha fatto i lavori alla Sistina. Ah, ecco. Ciao, dimmi. Ciao. Io voglio un commento e un parere su questo Festival di Sanremo da una persona che è, penso, la più titolata a darlo. Chi ha vinto l'anno scorso a Sanremo? L'anno scorso a Sanremo hanno vinto Ermal Metal e Fabrizio Moro con Non mi avete fatto niente. Sei il primo che mi chiede chi vince Sanremo e che sa chi ha vinto l'anno scorso. Non me ne frega niente del festival, sono qui per i ragazzi che arrivano qui sperando di incontrare qualcuno a cui far ascoltare la propria musica, e non incontrano nessuno perché i discografici ormai guardano solo i talent, perché i giornalisti stanno chiusi dentro lì alla sala stampa sperando di essere invitati al dopo festival, e ci sono tutti questi ragazzi che arrivano moltissimi dal sud e non trovano spazio, sono qui per questo. Però tu dai spazio ai giovani, come sempre, tu hai una postazione a Casa Sanremo dai spazio a loro, certo. E penso che ormai sei rimasto l'unico in Italia a dare spazio. Purtroppo sì, perché di fatto è una pressione su di me fortissima, perché questi ragazzi, io lì ho una lista d'attesa, non riuscirò a fare che un decimo di quelli che vorrebbero esibirsi, quindi questo è un dramma per me, perché io li vorrei fare tutti, vorrei dare a tutti un'opportunità. Certo, tu mi hai chiesto chi ha vinto Sanremo l'anno scorso, io ti ho detto chi ha vinto Sanremo l'anno scorso, invece ti dico che i secondi classificati, che erano lo Stato Sociale, a me sono piaciuti l'anno scorso. Quest'anno non ho trovato un gruppo coeso come loro, se non Zen Circus. A me piace la canzone degli Zen Circus. Anche gli Ex Otago sono coesi. Anche gli Ex Otago, sì. Anche loro, sì. Però vabbè, ma ci sono delle canzoni belle quest'anno, ma non è certo. Quello. Poi sai, io ho tanti amici, saremo. Quindi però ci dobbiamo affidare sempre alla grande Loredana Bertè, al Francesco Renga di turno. Oggi, quest'anno hanno fatto una cosa di big totale. È scandaloso che abbiamo preso uno che fa una canzone sulla droga, perché la Rolls Royce è una droga, è un ecstasy. Alessia Ventura. Ciao Alessia. Ma ciao, ma come sei pimpante tu? Io sto ancora dormendo, ho le occhiaie. Guarda, sto facendo finta. C'è la statua qua dietro che ogni tanto mi tocca la spalla e mi sveglia. Senti, sei qua a Sanremo? Sì, sono qua a Sanremo per seguire da vicino anch'io questo Festival 2019, per intervistare tutti gli artisti. Bene, bene, bene. Io invece, che non sono un artista, intervisto un artista. Fantastica. Intervistiamoci a vicenda. Io sono Paolo Bianco, ciao. Wake Music Channel. Piacere. Vi state divertendo? Assolutamente, il Festival di Sanremo è il capodanno ligure, quindi non si può non divertirsi. Siamo un po' in un frullatore, un po' tutti malattici, io l'influenza. Io un pochino anche, quindi non ci attacchiamo niente non di che. I bacilli. Non ti preoccupare, non mi dare i bacilli. Grazie ragazzi, grazie ciao. A te, un abbraccio. Ti attacco i bacilli invece. Attaccami. Ciao Alessia. Sei qua, immagino, per il direttore artistico. Guarda qua come siamo messi. Guardate che cosa ha portato il signor Staffelli per il nostro direttore artistico. Ma ho visto che tutta la mattina che giri con questo camion. L'hai trovato, sai dov'è? Questa era una consegna, diciamo, virtuale a Sanremo, al Festival, a Sorbaglioni, per tutto ciò che Striscia ha raccontato in questo periodo. Ho visto, c'è qualche conflitto di interesse. Avete visto Striscia?
Abbiamo visto Striscia. Tra l'altro ho visto una dichiarazione di Claudio Baglioni questa mattina che ha detto: ogni tanto ai Claudio capita qualcosa a loro insaputa. È una bella battuta, però purtroppo Claudio chi? L'imperatore parlava? No, secondo me di Claudio Scaiola. Scaiola... Sì, mi ricordo, quello dell'appartamento. A loro insaputa.